caldo, odoso, abbraccio a tutti voi presenti al nono concerto della Associazione Luca Cozzo. E un grazie per il vostro sostegno per la nostra battaglia in comune. Vorrei dare un bacione grosso a Mina Webbe in particolare, che lei avendo avuto il marito sapendo cosa significa soffrire, ma ci aiuta andando in te. Di qua e di là, in tutta Italia, per difendere la nostra volontà. Oggi è un momento un po' particolare, perché per me, perché sono alcuni giorni che non sto tanto bene. Spero di risolvere al più presto questo mio problema di salute. Nuovo il mio impegno per combattere, per i diritti all'autodeterminazione, non come fa la Chiesa che parla di nome della vita e poi hanno le case di riposo, quando vengono su dati i colpi dei stati vegetativi.
sopra con più di 6 mila euro e più paga lo Stato italiano, paga alla multinazionale chiesa o Stato, Vaticano, leader in Italia, compio di 4.000 5% costruito e sani e tale e tra case e dire posso ospedale e altro e sì fuga Tania sopra sulla nostra sofferenza. Questo è un indecente che la Chiesa non può fantasmare. Dico combattere per la vita, sono io che combatto per la mia vita e quella di tanti altri ammalati. Per avere i nostri diritti o non rischiamo di morire tutti i giorni e non ci posso o dire che siamo contro la vita. È una falsa verità quello che dico. Su di noi, perché ogni giorno per noi è una battaglia, ma non per loro che si guadagnano sopra sulle nostre sofferenze. Un caro saluto di nuovo a tutti voi. Dell'associazione Luca Corsione, io per quanto mi riguarda continuo ero la mia lotta anche per avere diritto
a fare con te da piante dicendo stammi male. Quella è la via maestra per quasi ogni malattia. Adesso sono avvantaggiate con le leggi europee e italiane, le multinazionali che fanno finta di fare ricerca. È come chiedere a Berlusconi che fa cese del danni a media sette e dei fa fuori all'Ai non succede mai questo, e anche per questo chiedo l'aiuto vostro. Una iniziativa per costruire un laboratorio come dice la legge italiana da 2,5 milioni per un laboratorio. Guardate, è stato che possa appartenere a tutti i cittadini italiani e che sia fatto una vera ricerca, non come fanno le multinazionali che ci guadagnano sopra sui farmaci. Buon congresso a tutti. Grazie.